penso che sarà molto soddisfatto. Vi ringrazio. Grazie Vincenzo, complimenti per la bella e bellissima chirurgia e passo la collega parola a Nino. Romano, altissimo, buonissimo, bravissimo. E vedete le immagini che sul telefonino che Gianni si è portato sul suo iPhone, lui si sta registrando così per un piccolo vezzo e portarti alla tua chirurgia. Gianni, cominciala intanto, prego. Sì, allora iniziamo questa chirurgia, facciamo una incisione clear cornea da 1,7. Quindi tu ti metti alle 12 perché sei lungo o perché ti piace? Perché sono lungo, forza. Ah, va bene. Dopodiché un'incisione leggevamo da 1,7 perché sarà una faco croassiale. Da Sì, microincisione. microincisionale coassiale da 1,7. Inserisco il viscoelastico, in questo caso l'Ilon. Benissimo. Senti, al paziente è stato preparato come tutti, vabbè, sappiamo già per la midriasi, col Col Midriasert. Midriasert metteremo poi l'antibiotico a fine intervento perché oggi come Sì, oggi è una tutela in guardi più e la sempre al possiamo centro. documentare. Nell'occhio controlaterale tu fai qualcosa? Metto anche lì una goccia di anestetico, in modo che abbia meno sollecitazioni a muoversi, Per l'ammiccamento. sì, per l'ammiccamento più che altro. Pinza coassiale, vedo per No, l'aressi. pinza coassiale, sì, da 1,7. Possiamo ingrandire un secondo, ci fai vedere meglio i dentini, così possiamo vedere le differenze con il sistema del professor Caporossi. Quindi, da tu una pinza coassiale, diciamo tradizionale, perché ha le branche a sinistra e a destra, mentre Sì. invece il sistema del professor Caporossi ha una elongazione in estensione di uno dei due denti, che peraltro aveva prima un meccanismo inverso e che adesso è stato spostato e Ma a modificato me come piace questo evoluzione. meccanismo diretto, devo dire, non quello inverso, anche se mi trovo bene con l'altra pinza. Quindi microincisione vuol dire secondo te più stabilità in fondo, quindi migliore gestione, meno stress per la camera e i tessuti endoculari? Beh, sicuramente sì, e poi comunque meno apertura della camera, meno problematiche successive Un dovute tempo si diceva appunto. silenzio vitreale e coroideale, vero professor Caporossi? Un tempo, purtroppo, quando noi facevamo l'extracapsulare, era un momento di Mi devi grandissima tirare un po' crisi così? perché all'improvviso si mettevano a spingere questi pazienti per una dilatazione della coroide, L'acqua gelata, no? legata sicuramente a cattiva respirazione, legata sicuramente a cattiva ossigenazione. Metto più al centro, sì. Qualche E ognuno di noi espulsiva. ricorda di aver sfiorato qualche espulsiva. Bene, Gianni, allora, anche tu con questi fantastici Lumera e ci fai vedere questa chirurgia. La punta è un po' particolare, è un disegno Sì. così. Disegno Sembra un a pochino clavo flared. aperto, sì. Hai messo il sistema dell'Earthly che è alle tue spalle Il Pharos, sì. in Molto peristaltico. minimalista, sì, ma efficace. Quindi un facco essenziale, stretto stretto su un carrellino molto, come dire, Sì, quindi alto e stretto. longilineo. Sì, quindi mi assomiglia. E certo. Senti, facci vedere bene, puoi ingrandire un po' di più per i tuoi movimenti, così facciamo vedere anche ai colleghi più giovani come si muove. Esatto, perfetto. Ottimo. Ottimo. Quindi io sto guardando qua sull'iPhone direttamente, ho questa visione privata, e quindi vedo che stai già catturando e flippando. Hai Sì, messo dei la parametri corteccia. No, particolarmente spinti? no, molto, molto soft, Quindi molto. vedo una potenza di 25-30 di ultrasuoni come settaggio massimo, un flusso 30 e un vuoto da 250, che Sì, che non uso mai appieno non si mai. perché Allora, cerco di senti, mentre tu portare fai i la IA, pezzi. io chiederei alla dottoressa Sì, dottore Odile Riccardo, di mi darci notizie sulla inserisco? lente. Allora, brevemente vi dico che il dottore Greco sta operando un paziente uomo di 68 anni che presenta sull'occhio destro Continua a stare una fermo, cataratta guardare nella corticonucleare. luce. La prima di queste lenti che viene utilizzata in questo 16° congresso ICER, abbiamo visto finora lenti dell'Abbott, della Zeiss, della SIFI, dell'Alcon. Questa è una lente New Tech Crystal Lens Artis. Il paziente presenta un occhio assolutamente non astigmatico. Sul piano corneale possiamo vedere come K1 e K2 ci danno un cilindro pari a zero dai dati della keratometria del Visionix. Se volete, brevemente vi illustro la scheda della IOL.
Sì, la IOL facciamo farcela, vediamola sulla scheda e poi la vedremo in diretta perché è interessante, prego. Notiamo la particolare conformazione di questa IOL con queste quattro anse che permettono una notevole stabilità. Si tratta di una IOL idrofobica, acrilica ovviamente, monopezzo inserita attraverso un'incisione da 1,8 a 2 massimo. Gianni, tu che sei un curioso, sicuramente questa lente la conoscerai già da tempo e New Tech peraltro ci ha sempre portato novità interessanti, direi quasi appena uscite, sfornate dall'azienda. In questo caso questa lente perché ti è piaciuta? Beh, perché è un'adesione nel sacco molto ampia, con queste orecchie particolari, non è che non ce ne siano altre di lenti di questa morfologia, ma questa è veramente particolare. Poi perché precaricata nell'AccuJet, cioè un caricatore che abbiamo già usato molte altre volte, che già conosciamo, e poi è completamente idrofoba, quindi queste caratteristiche mi hanno portato, diciamo, a... La fanno diventare premium veramente, insomma. Beh, premium per quello che riguarda, certo, un occhio che non ha astigmatismo, non ha nient'altro. Apriamo due. Quindi adesso, mentre vedremo l'impianto della lente, noteremo che i quattro piccole ansette, adesso devi allargare un pochino per arrivare intorno a 2-2-2, credo, no? Sì, 2-2-2-3. Magari portarmi questi i margini dell'incisione. Un po' più ampi, certo. Ecco, adesso vi faccio vedere la lentina. Benissimo. Viene fatto saltare il blocco, la lentina è già in sede. Quindi diciamo che quasi tutte le lenti precaricate hanno dei sistemi di blocco e di sicurezza intanto, giusto? Sì, di blocco e di sicurezza, adesso metto a fuoco. Inclina poco poco così vediamo con l'ombra benissimo la lente, ottimo. Ottimo, così. Mettiamo del liquido e dell'acqua nel cartridge, sopra e sotto la lentina, facciamo defluire quest'acqua. E adesso riempiamo col viscoelastico, un viscoelastico che non deve essere denso. Quindi un viscoelastico francamente coesivo, e chi meglio di Elon eventualmente, proprio che è il papà, il primogenito. Il terminale dello stantuffo è gommato anche in questo caso? Sì, è gommato, e anche qui metterò del viscoelastico. Me ne fornisci un altro? Bene. Quindi siamo quasi al momento finale della prima sessione di chirurgia, cioè quella della mattinata, della prima giornata di chirurgia di questo 16° congresso Eicher. Mi sembra che da Riccardo Sciacca per un verso e Antonello Rapisarda, i collaboratori di Riccardo e di Antonella, tutti i colleghi anestesisti e tutto quanto il personale della sala operatoria, ci sia stato un grandissimo spirito di squadra e di gruppo che ha consentito ancora una volta all'evento difficile da organizzare e difficile da gestire qual è una chirurgia in diretta, e chi l'ha fatto lo sa come tutto quanto si sia svolto bene. Quindi c'è sicuramente un plauso a tutti quanti, dai chirurghi ai loro collaboratori, agli organizzatori, al personale, agli anestesisti, alla struttura. È anche naturalmente interessante e articolato il programma per come è stato gestito nelle sue differenti collocazioni, per quello che riguarda sia le realtà per le unità FACO che per i materiali, per le lenti, ecco, di grande qualità. Prego. Vittorio, volevo far vedere la lente che sta percorrendo il cartridge in una posizione prima della strettoia finale in cui deve rimanere, anche perché poi va inserita abbastanza, guardi al centro. Quindi quasi una tecnica kiss per cui tu abbocchi appena. Ecco. No, io cerco proprio di entrare, non di abboccare appena. Ecco. Viene inserita molto velocemente, si dispiega molto molto bene e rimane assolutamente centrata. Queste orecchiette sono abbastanza larghe, per cui se il sacco dovesse avere delle dimensioni differenti, la lente, come dire, si adatta. Sappiamo tutti che il sacco ha sempre delle dimensioni differenti, certo, successivamente a distanza di tempo, e questo che ci fa fare dei piccoli errori. Diventa quasi un tension ring. Fra poco potremo sentire i pareri dei chirurghi per questo adesso ultimo. Adesso introduciamo lancio anche noi l'aproca. E che adesso è stato messo in commercio, ufficializzato, ma noi già dal 2007 usiamo il Curoxim come equivalente, come tutto, dalla Rexy alla chiusura della breccia all'idrodissezione. Vincenzo Orfeo, professor Caporossi,
gli altri due chirurghi di questa tripletta. Se ci sono delle domande dalla sala potete farcele tranquillamente mentre Gianni Greco sta per finire, lui è abituato così ad essere